Bella a tutti, Matacchioni, e bentornati sul canale con questo nuovo video su Destiny 2. Nelle ultime ore la Bungie ha pubblicato dei video molto brevi riguardanti le tre nuove esotiche che ci saranno su The Final Shape. In più, proprio di qualche ora fa, è uscito anche un video sul fucile automatico esotico che ci sarà su The Final Shape. Ora ragazzi, li andiamo a vedere un attimo insieme, li analizziamo brevemente e... Prima di andare a vedere, vi ricordo sempre di lasciare un bel like al video e di iscrivervi al canale se già non l'avete fatto. Let's go! Allora ragazzi, iniziamo con l'armatura esotica per lo stregone, che è un Tourage. Peggy 16. Vediamo assieme questo video. La Mataidoxia, un nome un po' più semplice, lo potremmo fare. E si vede che cambia il corpo a corpo da tela scura, precisamente dopo tre colpi, come si vede in video, sospenderemo tutti i gruppi di nemici davanti a noi. Allora, diciamo che secondo me questo pezzo esotico potrebbe essere abbastanza forte, soprattutto pensate in aree stabili, campioni e tutto quanto. Non so quanto ha di range, c'è da vedere, però comunque sia, come avete visto, il gruppetto di nemici lo prende, come possiamo vedere. Qui adesso è da solo, in area stabile, mentre invece qua, insieme a barriera, vedete che ci sono dei parecchi nemici e li sospende tutti, quindi comunque sia sembra avere anche un bel raggio. Staremo a vedere, dai. A vedere, comunque per ora questa mi piace. Ora andiamo a vedere invece il propulsore pericolosa, che è il torace per i titani. Peggy 16. C'è questo nemico, la vita di cassa, e spara dei razzi dell'esodo. Lui spara questi razzi mettendo la barricata. Proprio un titano, è proprio il tank in assoluto praticamente, quindi abbastanza semplice. Lui fa la barriera e partono questi razzi. C'è da capire se questi razzi prendono il nemico più forte oppure tutti i nemici in generale, bisogna vedere. Effettivamente qua fa vedere che spara e va contro uno solo, se vedete bene. Adesso lo mando in casa un po' più piano. Velocità la mettiamo a 0,5. Questi razzi che sono praticamente 6, 3, 3, vanno diretti contro lui, che è, diciamo, quello con la vita gialla, il mini boss, diciamo. Quindi è solo per il bersaglio singolo, perlomeno adesso qui a video, vedendolo così, eh. Dopo non so se si potrà cambiare oppure no, adesso vediamo. Però comunque sia, ovviamente sembra proprio fatta apposta per esserci solo per un nemico, insomma. Quindi potrebbe essere ottimo a vedere anche quanto danno fa per i vari boss o mini boss. Infine vediamo per il cacciatore, sempre il Tourage, convinzione donata. Peggy 16. Vediamo un po'. Praticamente non mi fa impazzire. Ok, ne dovete anche creare degli esplosivi, ok. Si fa la super, sono queste sferette che come se accecassero. No, accecassero, però fanno una esplosione. Diciamo che secondo me non è molto utilissima, vi devo dire. E infatti qua, cioè, lui usa il corpo a corpo. Escono queste palline, come vedete, un po' a sinistra, un po' a destra, un po' randomica. Diciamo per il code control va bene, ma non lo so, non lo so. Questa è un punto interrogativo. Per ora quella che mi è piaciuta di più è quella dello stregone, è stata. Poi quella del titano, che secondo me, appunto, che si concentra con un nemico, secondo me è abbastanza forte. E infine questa c'è da vedere per la pulizia. Vedremo, vedremo. Quindi è tela scura per lo stregone. Questo penso tutte le barricate. Boh. No, dovrebbe essere per sempre per la tela scura. Dovrebbe essere perché lui sparava con la tela scura qua. O mi sbaglio?
Cioè loro... Ah no, sono loro che sparano, quindi non si sa se è in generale, in linea massima, se è con una sottoclasse... Boh. Non lo so. Non lo so. Mentre invece per il cacciatore è quella ad arco. Infine ragazzi andiamo a vedere il fucile automatico esotico. Il Kvostov. PEGI 16. Vediamolo. Praticamente i colori fanno un po' schifo, sinceramente, a me non piacciono. Ogni settimo proiettile rimbalza. Bisogna capire quanti proiettili ha. Ok, quindi passa da un nemico all'altro. E se li fa tutti? Bisognerebbe vedere quando finisce, perché lì la sequenza è finita, perché i nemici sono morti tutti. Il settimo vai uno, rimbalza il secondo, il terzo, il quarto, ritorna su questo, poi si vede che l'ultimo colpo balza di nuovo sul primo che l'ha capitato, però essendo morto il proiettile svanisce. Bisogna vedere quanto sarà il rimbalzo dei nemici, se si rifà da tutti o ci sarà una sorta di range 4, 5, 6, boh, non si sa. Non lo so, anche questo non lo so ragazzi. Per fare pulizia, per fare assalto furioso potrebbe starci, ma non lo so. Non lo so sinceramente. Non lo so. Boh, anche qui metterei anche un punto interrogativo. Allora ragazzi, queste esotiche le abbiamo viste insieme. Ho detto la mia. Sono curioso di sapere la vostra, perciò ragazzi scrivete qui sotto nei commenti cosa ne pensate di queste esotiche. Il DLC si avvicina, 4 giugno vi ricordo, e vi ricordo anche di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale se già non l'avete fatto. Perché per voi ragazzi è un gesto veramente gratuito, ma per me e per questo piccolo canale che sta crescendo piano piano, infatti ragazzi io vi ringrazio veramente per quello che state facendo, i vari like, li vedo tutti, i vari commenti. Cerchiamo di puntare ai 500 iscritti, sono se non erro a 4 o qualcosa. Detto questo ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao, attacchioni.